Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà un video haul come avete visto dall'anteprima del video perché sono stata 2 giorni a Milano. Se volete vedere il vlog di quelle 2 giornate, ve lo lascio cliccabile qui. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale dei vlog, sto facendo un po' di self promotion, ogni tanto ci vuole. Comunque, sono andata da Primark, ah, è stato fighissimo, ho comprato un sacco di cose e oggi vi faccio vedere che cosa ho comprato. Siccome in questa busta che è cioè, ora ve la faccio vedere, è tipo gigante, guardate, è più grande di me. E ci sono un sacco di cose. Penso che questo video verrà fuori un po' lungo. Calcolate che avevo una piccola valigia tipo bagaglio a mano e sono riuscita ad infilare qualcosa lì dentro, ma ho dovuto comprare quest'altra busta gigante da Primark, altrimenti non sapevo come portare le cose qui a Roma. Nel treno l'ho un po' incastrata sotto i piedi, ho messo la valigia sopra. Comunque, iniziamo a vedere che cosa c'è all'interno di questa busta. Inizio con il dire che secondo me Primark non è bellissimo per quanto riguarda le cose da vestire, non sono così tanto belle, a meno che non prendiate quei pezzi un po' basic, quelli sono carini, insomma, magliettine nere, body, cose del genere, sono carine e costano veramente poco. Per quanto riguarda il resto delle cose da vestire, secondo me non sono proprio il massimo, ma Primark è il top per quanto riguarda pigiami, accessori, accessori per la casa, cioè è qualcosa di fantastico. Prima cosa che ho preso è stato questo beauty qui, guardate che carino, e l'ho preso perché questo è comodissimo quando si viaggia. Qualcosa di schifoso qui sopra, non so cosa sia, ma lo pulirò. E questo qui praticamente è comodissimo quando si viaggia, perché se voi prendete i beauty, quelli che si aprono normali con la zip sopra, i prodotti si rovesciano sempre tutti all'interno. Invece mettendolo in questo qui, voi lo appoggiate sul lavandino o dove volete, lo aprite e tutti i prodotti rimangono belli qui dentro. Secondo me è davvero molto comodo, vi ripeto, per viaggiare, se andate a dormire a casa di un'amica, del ragazzo, questi qui sono fantastici. E questo qui l'ho pagato esattamente 6 euro, ragazzi, fighissimo. C'era di tantissimi colori diversi. All'interno ci ho messo gli orecchini, questi qui a... Ecco, perfetto. Infatti, ci ho messo gli orecchini, questi qui a cerchio, ma si sono già rotti. Costavano 1,50 euro, però, come vedete non valgono proprio una mazza perché si sono rotti. Cioè, questo è sano, questo qui si è rotto il piruletto che si infila nel buco dell'orecchio e quindi non me ne farò un bel niente. Comunque, anche gli accessori da Primark costano davvero poco. Ho preso poi un paio di scarpe, ne ho provate diverse, calcolate che non sono comodissime e sono fatte di plastica veramente di bassa qualità, però costano veramente pochissimo. Ho preso queste scarpe di tela che secondo me per l'estate sono molto carine. E io porto il 38, le ho pagate 16 euro, pochissimo, e vi posso assicurare che sono comode e secondo me non è che gli manca nulla paragonandole magari alle scarpe della Nike o qualcosa del genere. Sicuramente non saranno della stessa qualità, sicuramente le userò magari uno, massimo 2 anni e poi si romperanno, però voglio dire, ragazzi, per 16 euro mi sembrano carine. E queste qui, se non ricordo male, c'erano anche in verde, verde militare, qualcosa del genere. Ho preso poi un paio di pantaloncini, questo qui per stare dentro casa d'estate, sono comodissimi. Questi qui c'erano di un sacco di colori diversi, li ho pagati 5 euro. Devo dire che le taglie sono abbastanza normali da Primark, io ho preso una 40 italiana e mi sta bene come i pantaloni in generale. Magari solitamente quando si comprano in questi posti dove le cose costano poco, le taglie sono un po' falsate, ma invece devo dire che secondo me sono fatte bene. Ho preso 2 pacchi di calzini, mi servivano, costavano poco e quindi li ho presi. Questi qui sono un pacco da 7 paia, sono tantissimi, li ho pagati 3 euro. Questi altri invece sono i fantasmini, sono 5 paia e li ho pagati 4,50 euro. Ah, ragazzi, guardate che figata, mica li avevo visti. Questi qui hanno una specie di gommino sotto, vedete? Hanno una specie di, non so come dire, tipo di ammortizzatore, soprattutto se portate i tacchi. Non sarà chissà che cosa, però magari sono più comodi, non ci avevo neanche fatto caso. Sapete che la mia gattina si chiama Minou e ho preso, io poi da piccola adoravo gli Aristogatti, cioè tipo i miei mi hanno detto che la cassetta l'avevo consumata, guardavo sempre solo gli Aristogatti. C'era un pigiamino di Minou e quindi l'ho preso. E questo qui si acquista tutto insieme e costa 7 euro sia il sopra che il sotto, cioè 7 euro il totale.
e i pantaloncini sono fatti così, con tutti quanti i gattini, cioè con tutte menu sopra, e invece il sopra è così, rosa con le bretelline, fatto in questo modo. Di questo ho preso la M perché non mi andava di provarlo e i pigiami credo siano più comodi larghi piuttosto che strettissimi come magari le cose che utilizziamo per uscire tutti i giorni. Ho preso poi questa scritta che c'è scritto Love e questa qui dovrebbe avere tutti i LED che si illuminano, speriamo funzionino perché sapete quando pagate le cose pochissimo dovete sempre incrociare le dita. Questo qui era nel reparto casa, l'ho pagato 6 euro, credo sia davvero carinissimo. Non so ancora dove lo metterò, l'ho preso semplicemente perché mi piaceva, ma non con un'idea di lo metterò lì sopra il letto, lo metterò qui dietro, non lo so ragazzi dove lo metterò. Sono sicura che tantissimi adoreranno la cosa che sto per farvi vedere, è un portaocchiali glitterato, oh mio Dio, a parte che io non vivo senza occhiali da sole. Questo qui l'ho pagato 3 euro, ma ragazzi, cioè, è fantastico. È tipo oro rosa, tutto super mega glitterato e fantastico. Poi ho preso un'altra pochette, questa qui invece è quella classica con la zip sopra, super mega gigante, è veramente grandissima. Questa qui magari ci metterò tutti i trucchi quando li devo spostare perché vengo a girare o perché magari vado in vacanza, magari o comunque insomma mi serve una pochette grande. E ci sono due cactus con scritto hug me, cioè abbracciami, e tutti quanti i cactus dietro con i cuoricini e i fiorellini. Questa qui l'ho pagata 5 euro, anche di questa pochette così grande c'erano tantissime fantasie diverse. Cosa molto carina che non fanno più nei negozi, ma io ricordo che quando ero piccolina le stampelle le regalavano. E appunto ti regalano anche le stampelle senza che glielo chiedi, le mettono direttamente dentro e te le danno nella busta, insomma. Ho preso poi questa canottierina che l'ho pagata 4 euro, davvero pochissima. Questa per l'estate è carinissima, è fatta in questo modo con le bretelline, vedete, così separate. È molto molto trasparente e molto larga qui, quindi sicuramente la metterò con uno di quei toppini o a fascia o con le bretelline, ma comunque super crop top. L'ultima cosa da vestire che ho preso è stato un body nero e questo qui l'ho pagato 8 euro. Di questo ho preso la 42 perché a me i body S mi stanno corti di lunghezza e in realtà avevo provato la 40 e mi stava leggermente corta, siccome mi sono ricordata che dovevo prendere la taglia più grande quando ero in cassa. E sono andata a prendere subito la 42, ma non l'ho provato, quindi spero che mi stia bene. Un semplicissimo body nero. Ho acquistato poi questa cosa bellissima, che se adorate il make-up e ne avete tantissimo, dovete assolutamente avere. Sono i cassettini, quelli in plexiglass. Questi qui, se li guardate sia su Amazon sia nei negozi che li vendono, costano tantissimo. Io già ce ne ho. Ce l'ho tipo questo, ma più piccolo. Li avevo pagati tantissimo, non ricordo quanto, ma sicuramente sopra i 20 euro. Questi qui invece costano 12 euro, quindi li ho presi perché sulla mia scrivania è scoppiata tipo una bomba, cioè sono dappertutto i trucchi, sono ovunque, tra un po' me li ritroverò anche nel letto. Quindi ho detto, ma prendiamo questi così magari riesco a metterli dentro. Se andate da Primark dovete assolutamente prenderli. Avevo preso poi anche due cosine che non ho qui con me perché ho regalato ad Andrea. E se vi piace Harry Potter, Primark ha tutta la linea dedicata ad Harry Potter, è fantastica, cioè io avrei comprato tutto quanto. Ma Primark ha anche tante linee dedicate alla Disney, tipo gli Aristogatti, poi c'era La Bella e la Bestia, poi c'era Aladdin, insomma ce ne aveva tantissime. Comunque aveva tutta la linea dedicata ad Harry Potter e ho preso una coperta ad Andrea, che ovviamente vi ripeto non ho qui con me, e poi gli ho preso anche un portachiavi, visto che il suo si era rotto, ho detto ah, prendiamolo. Passiamo ora alle cose di make-up che ho acquistato. Primark è un po' tipo Makeup Revolution, cioè fa le copie di cose più famose che sono super mega vendute a prezzi bassissimi. Ho preso questa qui che è la Pro Bronze Shade and Shimmer Eyeshadow Palette. Ah, la fragranza al cocco anche c'è scritto, costa 6 euro. E questa qui dovrebbe essere la copia di una delle palette di, oddio come si chiama, di Kylie Jenner. Sembra molto carina, anche se non l'ho swatchata in realtà. Però voglio fare un video in cui provo tutte le cose che vedete appunto qui di trucchi di Primark. Fatemi sapere se vi può interessare. Ho acquistato quest'altra qui che è la palette PS Nudes Contour and Highlight Palette. E praticamente è diciamo la copia di quella di, oddio non mi vengono i nomi oggi ragazzi, di
come si chiama? Di Kim Kardashian, posso scordarmi il suo nome, e vedete ha tipo illuminanti, tre illuminanti, non so se saranno utilizzabili sul mio colore di pelle, questo credo proprio di no, questo forse è carino, quest'altro magari lo utilizzerò più come blush luminoso, e quest'altro è una terra, ma non so se sia troppo scura per me. Io la proverò e vedrò se andrà bene. Poi ho preso il Lip Kit Gloss Collection. No, ragazzi, ho preso quella con il gloss. Mi sono sbagliata. Comunque, questa l'ho pagata 4 euro e è la matita con il gloss. Purtroppo non mi sono accorta, io volevo prendere quella con il rossetto liquido, invece ho preso quella con il gloss. Brava Giulia, molto brava. Come ultime due cose, ho preso due illuminanti. Il primo è questo qui che ho pagato 3 euro e si chiama Bronze Shimmer Glow Powder Highlight e dovrebbe essere la copia di Laura Geller che fa degli illuminanti pazzeschi. Questo qui l'ho swatchato e sembra davvero bellissimo. Ora è tutto sigillato, non mi va di aprire tutto adesso, sennò faccio un casino qui sopra e sporco tutto quello che ho comprato. Quindi mi raccomando, se volete vedere i prodotti in azione, presto arriverà il video try on, non vi preoccupate. L'altro illuminante che ho preso l'ho pagato sempre 3,50 euro, si chiama Mink Pink Highlighter. Questo qui è pazzesco, l'ho swatchato, sembra davvero bellissimo, è una specie di oro rosato, anche se non contiene tanto oro, però una piccola particella c'è, sembra davvero bellissimo, non vedo l'ora di provarlo. E questo qui mi fa pensare a un illuminante che era, mi sembra, di Estée Lauder, era un'edizione limitata e aveva spopolato, cioè tutti quanti parlavano benissimo di questo illuminante, anche se non ne sono sicura. Comunque, a parte questo, sembra davvero un illuminante bellissimo e non vedo l'ora di provarlo. Vi ho fatto vedere tutto quello che ho acquistato da Primark, fatemi sapere quali sono le cose che vi sono piaciute di più, quelle che non vi sono piaciute, se siete andati da Primark e che cosa avete acquistato. Tra l'altro ho scoperto che hanno aperto Primark anche a Bologna e a Firenze, questo qui l'ho scoperto navigando un po' su internet, non so se sia vero, c'era un sito che ne parlava, ma sinceramente io non l'avevo sentito da nessun'altra parte, quindi fatemi sapere se siete di Firenze o di Bologna, se realmente l'hanno aperto anche lì. Non vedo l'ora che apra a Roma, cioè in realtà non so se sia un bene che non l'abbiano ancora aperto, perché altrimenti sarebbe un disastro per me, perché comprerei tutto quello che c'è all'interno. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Se così è stato, ricordatevi di spolliciare o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!